Eccoci qua, siamo qui con la signora Patrizia che gentilmente si è offerta di rispondere alle domande del nostro quiz di sensibilizzazione della campagna Voavoa On Air. Allora, signora Patrizia, benvenuta allo stand di Voavoa, grazie. Grazie a lei. Grazie. Allora, come le ho spiegato, dovrà scegliere una domanda indicandoci un numero da 1 a 22. Sì, bene. Una domanda di quelle tre che... Mi deve dire un numero da 1 a 22. Ah, 3. 3. Allora, domanda numero 3. Che cos'è un farmaco orfano? Allora, possibilità A. Un bimbo di nome farmaco senza genitori. Vabbè. B. Un farmaco privo di pazienti. C. Un farmaco che non viene prodotto dalle case farmaceutiche in quanto non garantisce abbastanza guadagno a fronte della richiesta di pochi pazienti. Sicuramente penso sia il C, perché naturalmente un'azienda che fa lucro di solito per queste cose, essendoci pochi pazienti, non si mette nemmeno a fare la sperimentazione, chiaramente. Esatto, infatti ha risposto bene. La signora Patrizia ha risposto C, infatti i farmaci orfani sono prodotti medicinali destinati alla diagnosi, prevenzione e trattamento delle malattie rare. Questi farmaci definiti orfani perché normalmente non è proficuo per le industrie farmaceutiche sviluppare e commercializzare prodotti destinati al trattamento di un piccolo numero di pazienti affetti da malattie rare. I farmaci sviluppati per questo mercato no profit non sarebbero proficui dal punto di vista economico per le industrie detentrici di brevetti. Sto bene alla prima domanda, procediamo a rispondere anche alla seconda. Sì. Da 1 a 22? 10. 10. Allora vediamo un po'. Allora, che cos'è lo screening neonatale? Allora, prima possibilità A. Una tecnica di massaggio infantile, uno strumento di diagnosi precoce, un tipo di alimentazione specifica per neonati. È la B, naturalmente. È la B. E dice bene, infatti nelle malattie rare molte terapie sono efficaci soltanto quando iniziate prima della comparsa dei sintomi, che spesso avviene dopo i primi mesi di vita. Lo screening neonatale è una tecnica che indica un sospetto diagnostico nelle 48-72 ore dopo la nascita tramite l'analisi di una goccia di sangue prelevata dal tallone del nuovo nato. Purtroppo lo screening neonatale viene effettuato soltanto per le patologie rare che hanno una terapia efficace. Motivo in più per incoraggiare la ricerca scientifica a investire su terapie efficaci per le malattie rare. Voavoa Onlus collabora attivamente con l'ospedale pediatrico Mayer di Firenze ad un progetto di ricerca per la scoperta del test che in futuro consentirà di diagnosticare precocemente la leucodistrofia metacromatica, che è la patologia di Sofia. Bene, allora 2 su 2, manca la terza, eh? Facciamo anche la terza, facciamo dai. Anche la terza. Allora mi scelga sempre un numero da 1 a 22. 15. 15. Vediamo. Allora, signora Patrizia, parliamo di Voavoa. Che cosa significa Voavoa? A. Erano le parole di Sofia prima della malattia quando indicava i piccioni in volo. Deriva dall'ebraico e significa raro. È un ballo propiziatorio di guarigione delle tribù della Papuasia. Era davvero la Sofia che faceva voa voa, bellina, eccezionale, sì. Eccezionale. Sì. Quindi è la risposta? No. Ah. Eh sì, lo so di per certo perché mi ricordo appunto Sofia quando ancora non aveva i sintomi conclamati e era una bambina perfetta a tutti gli effetti e quindi si divertiva un po' come tutti i bambini a vedere gli aerei, ma gli uccelli in volo e additandoli e dicendo voa voa. Quindi complimenti signora Patrizia, grazie per il suo tempo e come promesso ecco qua un nostro augurio che è un biglietto di Natale
con il nostro messaggio solidale e l'augurio di rivederla presto. Veramente mi ha fatto un piacerone conoscerla. Grazie. Buone grazie feste mille, a lei e a suo marito. Credere e amare ed esistere, forse così io posso dire di esistere. Se non mi senti proverò anche ad urlare perché